richiama oltre 700 tifosi neroverdi al seguito. Assetta conferma 10 undicesimi dell'esordio, inserendo Cerritelli dal primo minuto. La Folgore, costretta a giocare lontano dal campo di casa, si presenta imbattuto. L'avvio è subito vibrante, azione che si sviluppa al settimo sulla destra con Fidanza, bravo nel suggerimento per Cerritelli. Tiro soltanto deviato da Segalotti, rompe Sorricchio, che porta in vantaggio i neroverdi. Grande esultanza sotto la tribuna teatina. Ancora Chieti al 32esimo, Sorricchio riceve al limite, controlla in semigirata, manda a lato. La Folgore non sta a guardare, cercando di guadagnare metri in profondità. E sugli sviluppi del quarto angolo di Mimola, al 40esimo, è Stanchi sul primo palo che sorprende tutta la difesa schierata del Chieti e insacca il gol del pareggio. E sull'1-1 si chiudono i primi 45 minuti. La ripresa inizia con la novità Doraci al posto di Cerritelli nel Chieti. La squadra di Assetta attacca subito a testa bassa e al terzo sulla sinistra è proprio il noi entrato Doraci che crossa al centro. Velo di Sorricchio, Fidanza è pronto, ringrazia e segna il gol del nuovo vantaggio. E all'11esimo pronta la reazione della Folgore con Staniscia, il tiro è insidioso di poco a lato. Al 14esimo punizione per i neroverdi, si incarica dell'esecuzione Fidanza che manda la sfera lì dove il portiere non può arrivare. Al 16esimo un'altra brillante azione dei teatini in ripartenza, Doraci a tu per tu con Segalotti sbaglia, raccoglie la corrente Rucci che trova sulla sua strada l'estremo difensore gialloblu che si supera in disperato recupero. E al 22esimo Fidanza raccoglie gli applausi dei suoi, infatti entra al suo posto Fabio Nepa. Arriva il quarto gol del Chieti con Praino al 35esimo che angola bene dal limite superando Segalotti. Per la Folgore è da registrare solo una traversa di Sileno al 40esimo e finisce così 4-1 per il Chieti, un successo meritato che lascia con l'amaro in bocca il San Buceto e mercoledì prossimo di nuovo in campo. Mister Assetta, 91esimo dopo questo Folgore San Buceto Chieti, diciamo subito che la realtà del campionato di promozione, soprattutto fuori casa, su questi campi in terra battuta, è difficile e dopo il primo tempo eravamo sull'1-1. Sì, effettivamente la realtà è questa, specialmente su campi in terra battuta qualche difficoltà abbiamo. Il primo tempo abbiamo un po' sofferto anche se eravamo in vantaggio, abbiamo ripetuto un po' la partita il primo tempo del Perano, poi ci siamo un po' parlati e abbiamo capito che qui si deve giocare in modo diverso quando stiamo alle Angelini, è inevitabile. E i ragazzi sono entrati tutti con un altro spirito, un altro agonismo e poi la partita è andata bene, l'abbiamo rimessa subito sul 2-1 e poi penso...